già al tempo dei signori della Scala due famiglie in Verona di nobiltà e ricchezze molto famose, cioè i Montecchi e i Cappelletti, le quali tra loro ebbero fiera e sanguinolenta nemicizia, di modo che in diverse mischie molti ci morirono, così di Montecchi che di Cappelletti. Era allora signor di Verona Bartolomeo Scala, il quale assai s'affaticò per pacificare queste due schiatte, ma non ci fu ordine giammai, tanto era l'odio abbarbicato nei petti loro. Avvenne che un anno, dopo Natale, si cominciarono a fare delle feste ove si concorreva mascherati. Antonio Cappelletto, capo della sua famiglia, fece una bellissima festa, alla quale invitò gran nobiltà d'uomini e di donne. Alla festa si videro tutti i giovani della città, tra i quali v'andò Romeo Montecchio, che era di 20 in 21 anni il più bello e cortese di tutta la gioventù di Verona. Egli era mascherato e con gli altri entrò nella casa del Cappelletto, essendo già notte. Un momento, dobbiamo raccontare un'altra cosa. Sì, si trovava Romeo allora fieramente innamorato di una gentildonna alla quale passavano circa 2 anni che s'era dato in preda. Ora, non di meno, ella ad un solo sguardo mai non gli era stata cortese. Talora Romeo tra sé diceva: ma che seguirla ovunque va, se il vagheggiarla nulla mi giova. No, mi conviene non andare né a chiesa né al luogo ove ella si sia, che forse, non la veggendo, questo mio fuoco che dai suoi begli occhi l'esca, l'alimento prende, si scemerà poco a poco, ma che tutti i suoi pensieri riuscivano vani. Quanto più ella ritrosa si mostrava, tanto più l'amore verso di lei cresceva. Un compagno di Romeo, al quale troppo altamente incresceva che quello andasse perdendo il tempo della sua giovinezza col fiore degli anni suoi, una volta così gli parlò: Romeo, a me che come fratello t'amo, troppo di noia dà il vederti a questo modo come neve al sole consumare. Tu sei giovane, forse il più bello che in questa nostra città si trovi. Tu sei cortese, virtuoso, amabile, di buone lettere ornato. Tu sei unico figliolo al padre, le cui grandi ricchezze a tutti sono notissime. E forse che egli verso te tiene le mani strette? Ti grida se tu spendi e doni come ti pare? Allora destati e riconosci l'errore ove tutto il dì vivi. Leva dagli occhi tuoi il velo che gli acceca e non ti lascia vedere il cammino che dai camminare. Deliberati por l'animo tuo altrove e di te far padrona donna che lo vaglia. Ah, si cominciano a fare delle feste e delle maschere. Vai a tutte le feste e senza dubbio troverai compenso al male che soffri. Romeo ascoltò pazientemente quanto detto gli fu.